L'incidente di Linate, dove ricorderete morirono 118 persone, viene rivissuto in un spettacolo teatrale in questi giorni a Lodi. Lo ha visto per noi Mila Cataldo. 8 ottobre di un anno qualsiasi, pista di Sagrato di rincorsa principale. Avete mai provato a rullare, dico, nella nebbia che martella in testa? La tragedia di Linate dell'8 ottobre 2001 rivive in uno spettacolo teatrale di denuncia. Un monologo che si snoda attraverso un doppio registro narrativo, una fiaba surreale dai toni lievi e un'inchiesta fatta di atti giudiziari e stralci di registrazioni. Lo spettacolo nasce per raccontare quello che non è successo in realtà a Linate, perché le mancanze a livello tecnico e a livello di responsabilità sono tutte delle mancanze dovute principalmente a una sovrastruttura burocratica di cui ancora oggi non sono chiare le varie responsabilità. Quindi, noi diamo le risposte. E voi ascoltate le nostre risposte, noi diamo le risposte, voi non fate domande, ricevuto, confermate. 118 morti, un solo sopravvissuto, l'ennesima strage insoluta, molte ancora le zone d'ombra. In piscina c'è il trampolino, in stazione l'orologio, all'aeroporto il radar. All'aeroporto di Linate il radar di terra non c'è,